Una due giorni non finalizzata a se stessa, ma i cui lavori lei li porterà all'attenzione dell'intero Consiglio regionale. Beh, sono i due giorni di lavoro di questa conferenza che evidentemente aveva l'obbligo, il compito di fare un'analisi sul stato di attuazione della legge su tutela e promozione del Friulano e che è patrimonio del Consiglio regionale perché è patrimonio della comunità regionale. Un lavoro di approfondimento, di studio, una sintesi di quattro gruppi di lavoro ma di un dibattito di due giorni, un confronto anche aperto con altre realtà europee che fanno parte del circuito delle lingue minoritarie, quindi ampio spazio di confronto e di relazione che va sicuramente tradotto all'interno del Consiglio regionale, un dibattito che mi auguro il Consiglio potrà avere a breve, una sintesi attraverso la quale fissare quello che è l'obiettivo dei prossimi anni per la tutela e la valorizzazione del Friulano, non solo, faremo ovviamente in parimenti quello per la lingua slovena, assegno che dimostrazione che le lingue minoritarie sono un patrimonio, una ricchezza, un'opportunità e anche un tratto, se vogliamo, di modernità di una nostra regione che nella diversità trova anche l'opportunità e il motivo per la crescita e per lo sviluppo. Lei invece ha fatto un'affermazione forte, cioè ha detto non possiamo paragonarci agli altri, siamo una cosa diversa, cioè ogni specialità è a sé stante. Sì, ne sono profondamente convinto. Non avrebbe senso immaginare modelli identici immaginando che noi siamo uguali nella nostra diversità alle altre diversità. Se sono diversità è perché ognuno ha una propria caratteristica, ha un proprio luogo, ha una propria storia, una propria cultura, una propria identità, un proprio modello sociale, una propria opportunità, se vogliamo, anche economica oggi, di questi tempi. Quindi l'identità deve svilupparsi all'interno di un percorso proprio, non chiusa nel confronto, ma sapendo che rimane e rimarrà sempre unica e la sua unicità che si confronta con le altre, costruendo poi evidentemente quelle che sono esperienze comuni, opportunità comuni e valorizzazioni che passano attraverso un riconoscimento del principio fondamentale. Uniti nelle diversità è lo slogan dell'Unione Europea, che si regge l'Unione Europea. Io credo che uniti nelle diversità sia un'opportunità per la regione Friuli Venezia Giulia, che di diversità ne presenta diverse, e sia un'opportunità per il Friuli Venezia Giulia nel sistema nazionale ed europeo, laddove la propria diversità va al confronto e all'arricchimento con le altre diversità che in questi luoghi sono presenti.